Buongiorno a tutti, benvenute e bentornate sul mio canale. Oggi è già il secondo video che registro e ho fatto il primo col telefono, adesso questo lo sto registrando con il computer. E, questo video è dedicato agli acquisti della settimana che ho fatto. Lo sapete che ogni fine settimana io vi mostro gli acquisti e gli arrivi che sono giunti a casa mia. Oggi sono nel bagno, mi sono chiusa in bagno perché i miei figli sono di là e stanno litigando e stanno facendo una confusione tremenda. Quindi se sentite oggetti volare, grida, cose strane, sapete che di là sta succedendo di tutto, però mi sono ritagliata questi 10 minuti per me, altrimenti dopo non riesco a fare più niente. Allora, gli arrivi di questa settimana sono pochi, sono solo 3, però sono cosine abbastanza interessanti. Il primo che vi mostro è dentro questa scatola, che io ho già pacchettato, ed è questo prodotto qui. Il prodotto si chiama Eyelid Care. Eyelid Care produce un bellissimo gel colorato che in questi giorni di carnevale sarebbe veramente interessante utilizzare. Questo gel viene prodotto in tantissimi colori e io ho scelto, siccome uno dei miei due colori preferiti è il viola, l'altro è il fucsia, ho scelto questo gel viola. No, pensavo che vi potevo mostrare subito. Eccolo qui. Non so se si riesce a vedere bene il colore, perché la luce è quello che è. È un bellissimo viola, leggermente metallico, e è proprio un gel, cioè non una tintura, e quindi si può utilizzare per colorare i capelli. Io l'ho già provato, una volta che ha fatto la sua funzione viene lavato via e non resta più nessuna traccia di colore. Lo potete reperire su Amazon e potete trovare anche tantissimi altri colori che possono fare al caso vostro, che possa essere il blu elettrico piuttosto che il verde, c'è anche il bianco, l'argento, eccetera, eccetera. Sono dei colori molto belli che potete usare sia per carnevale, sia se vi piace avere una giornata un po' folle. E troverete tutte le recensioni di questi prodotti sul blog, su Instagram, su Amazon, su tutti i miei canali, che comunque ogni tanto vi metto sotto, non sempre mi ricordo di aggiornarlo. Poi, altra cosina che ho ricevuto questa settimana è questa maschera nera della marca Tezzo. È la classica maschera nera che ora vi mostro, quella per rimuovere i punti neri. Ve l'ho mostrata in tutte le salse di tutte le marche, però vi dico la verità, è sempre utile. E questa è della Tezzo, non l'ho aperta perché magari la utilizzo per fare un regalino, anche perché di maschere nere ne ho parecchie, ne ho accumulate parecchie in questo periodo. E poi, ultima cosa ricevuta giusto stamattina, un altro pacchettino, sono questi auricolari Bluetooth, che sono validi sia per Android che per iPhone, e per iPad e per iPod, quindi sono veramente universali. Non li ho ancora aperti perché mi sono veramente appena arrivati e sono molto belli, hanno un bel design e una bella confezione. Li proverò perché gli auricolari veramente non bastano mai. Il video è cortissimo e quindi ne approfitto per farvi vedere due regalini che mi sono arrivati per Natale, ma ben dopo Natale, e sono questa tazza molto simpatica, che la foto l'avevo già messa su Instagram, e molto bella e in qualche modo mi è abbastanza affine, per quello mi è piaciuta tanto, perché anch'io faccio quello che voglio e sono fatta un po' così. E un'altra cosa che mi è arrivata dopo Natale, ma sempre per Natale, è questo profumatore. Non è un profumo, è un profumatore per ambienti e per gessetti profumati, e serve per dare un po' una sferzata di profumo in casa. Questo è della Fragranteria Maison alla lavanda e serve per i gessi e per i tessuti. Io infatti lo spruzzo nei gessetti profumati che poi metto in armadio, e tipo sui fiori finti che mi arredano la casa,
che rilasciano questo buon profumo di lavanda che è molto delicato e non è pesante e fastidioso che dà la testa. E quindi niente, ringrazio i due amici che mi hanno regalato questi oggettini che sono Lorenzo e Patrizia. E io adesso vi saluto e ci vediamo al prossimo video. Ciao!